Abbiamo descritto in precedenza le caratteristiche della chiamata al numero unico di emergenza. Facciamo il caso di avere un'emergenza però di carattere sanitario. Allora vale tutto quello che abbiamo detto in precedenza e poi veniamo indirizzati alla centrale sanitaria, alla centrale 118. Come ci interfacciamo con l'operatore di centrale? L'operatore di centrale non è altro che un infermiere che è stato preparato e formato professionalmente ed è di sua competenza quello che è il cosiddetto triage, quindi la valutazione di una richiesta di soccorso sanitario. Il compito dell'infermiere di valutazione quindi è quello di chiedere nuovamente conferma del numero di telefono, chiedere nuovamente conferma dell'indirizzo ed eventualmente aggiungendo il piano o eventuale nome sul campanello, che sono fondamentali per fare sì che il soccorso sia celere, e poi qual è il problema, che tipo di problema abbiamo. Quindi da questa valutazione l'infermiere, mentre sta già parlando con il cittadino, decide qual è il codice di gravità, il codice di priorità, e quindi con questo codice di priorità e gravità il nucleo di gestione delle ambulanze invierà la prima ambulanza utile e disponibile sul territorio alla richiesta di soccorso che appunto è avvenuta. Detto così sembra abbastanza snello e semplice, nella realtà non è così semplice per l'infermiere individuare esattamente bene qual è il problema sulla base delle poche informazioni ricevute. Non è sicuramente semplice, perché poi ci sono vari fattori, c'è l'ansia, c'è anche a volte l'arroganza del cittadino che pretende tutto e subito, che non vuole dare informazioni e che pensa che stando al telefono noi stiamo perdendo tempo. Invece non è così. L'infermiere di valutazione ha la necessità, ripeto, di sapere in modo categorico il target esatto, sia l'indirizzo esatto compreso di numero civico ed eventuale piano se siamo in un'abitazione, ma anche un indirizzo, un numero civico se siamo per strada come punto di riferimento, o comunque dei punti di riferimento se siamo in campagna sulle statali piuttosto che sull'autostrada. A questo poi dobbiamo aggiungere qual è il problema. Un problema di tipo sanitario, bene, ma ci sono persone, ecco la domanda, è cosciente, un soggetto che se tu lo chiami risponde, quindi vuol dire che è cosciente, che respira, oppure non risponde, però respira. L'età è fondamentale, perché in base a questo possiamo attivare le ambulanze più idonee, se parliamo di un adulto piuttosto di un pediatrico, ma poi serve anche successivamente per capire quale tipo di pronto soccorso allertare e quante persone sono coinvolte, perché sulla base del numero delle persone coinvolte noi sappiamo e possiamo essere in grado di mandare più ambulanze. Può essere una buona indicazione quella di rispondere alle domande dell'operatore invece di infarcire la telefonata di troppe informazioni. Assolutamente sì, tieni presente che le domande sono 7, quindi veramente sono molto molto semplici e veramente in meno di un minuto l'infermiere di valutazione può tranquillamente effettuare la sua valutazione e dare subito un codice di priorità. Nelle situazioni molto molto grave dare già l'input alla partenza dell'ambulanza, quindi cercare l'ambulanza e farla partire, ma soprattutto rimanere al telefono e dare le cosiddette istruzioni prearrivo, quindi chiedere all'utente che ci sta chiamando se la sente di fare qualcosa che può essere utile per la persona che sta male.